C'è un nuovo mito, una volta avevamo Chuck Norris, oggi invece c'è lui, il conduttore di Wild. È un avventuriero, uno scrittore, un presentatore televisivo, un boy scout e decisamente un malato di mente senza controllo. Si guadagna da vivere mangiando merdate nei boschi, violentando orsi e succhiando vermi. Lui è quello di Wild. Lui è Bear Grylls. E queste sono le sue eroiche gesta. Bear Grylls ha estinto il dodo. Ma chi? Bear Grylls può mangiare il fungo viola di Super Mario senza subire conseguenze. Bear Grylls non vomita, produce cibo liquido per le emergenze da mantenere fresco nella borraccia. Bear Grylls non è altro che il risultato di una notte di sesso sfrenato tra Chuck Norris e MacGyver. Bear Grylls ha dormito nella carcassa di Steven Seagal. Bear Grylls non usa mai armi da fuoco, uccidono troppo lentamente. Eh beh. Bear Grylls non sprofonda nelle sabbie mobili. Sono le sabbie mobili ad essere trafitte dal corpo di Bear Grylls. Quando Bear Grylls va al ristorante, richiama il cameriere perché nel suo piatto non ci sono insetti. Ma cosa? Bear Grylls una volta ha fatto piangere Chuck Norris. Ma chi?